Casoria, ringrazio innanzitutto Angela Giuliano e Sergio Buttoni, un po' di tutta questa iniziativa, e ma veramente complimenti perché siete un'associazione, un coordinamento di donne che lavora molto bene, poi riuscite così a mettere insieme tante forze, tante realtà, ed è il miglior modo per poter riflettere sulla giornata della donna. E poi una scuola, come diceva prima Teresa, è fondamentale, perché il dialogo con i giovani oggi è la cosa più importante ed è la prima cosa, visto che Teresa ne ha già detto ampiamente sui dati statistici allarmanti che riguardano la disoccupazione femminile e quindi la scarsa occupazione delle donne. Io con un qualità di consiglio di parità mi occupo in particolar modo di favorire l'occupazione femminile, però naturalmente io sono una figura istituzionale nominata dal Ministero del Lavoro e lavoro presso la provincia di Napoli, non perché sono dipendente dalla provincia di Napoli, ma perché io mi occupo di tutto il territorio della provincia di Napoli, intervengo su tutti i 92 comuni, su tutte le aziende, su tutte le imprese, quindi è un lavoro molto ad ampio raggio e quindi anche molto molto impegnativo. Però la legge 198 del 2006 ci ha dato questo ruolo molto importante, quindi non soltanto promuovere e applicare le pari opportunità, ma anche lottare contro le discriminazioni nel mondo del lavoro. E voglio dire che per applicare le pari opportunità, a me spetta proprio osservare che siano applicate realmente le pari opportunità. Quindi possiamo intervenire attraverso l'ispettorato del lavoro quando troviamo delle situazioni non corrette. Quindi chiunque può denunciare la consigliera di parità delle disparità di trattamento, delle situazioni discriminatorie, perché le consigliere sono proprio per essere vicino alle donne, ma anche agli uomini, se ci sono delle situazioni di disparità. Ma oltre questo, insomma, io mi occupo delle discriminazioni, però voglio dire che la consigliera di parità non può lavorare da sola, se non c'è una sinergia è un tavolo fortemente insieme. Quindi i miei primi alleati sono sempre le donne del sindacato, che voglio sempre ringraziare, che stiamo facendo veramente un ottimo lavoro da molti anni. E proprio insieme con le donne del sindacato abbiamo iniziato 2 anni fa, lo voglio dire con orgoglio, che la provincia di Napoli è stata la prima provincia che ha fatto un report sulle dimissioni da lavoratrici madri di quando vive il bambino. E questo report, che abbiamo lavorato appunto praticamente per 2 anni per la storia di questi dati, e questi dati oggi sono a disposizione degli operatori, di tutti, per poter osservare e per poter analizzare questo fenomeno di cui oggi fortunatamente se ne sta parlando, e io spero che ci sia anche un intervento legislativo al più presto per poter interrogare questo fenomeno, certamente che fa contro qualsiasi forma di diritto delle donne, ma soprattutto delle giovani, perché dall'analisi che noi abbiamo fatto risulta che le donne che si dimettono sono tutte giovani donne, dai 25-35 anni, con l'esperienza del primo figlio. Quindi c'è un forte scoraggiamento rispetto alla maternità, ma rispetto anche al progresso del lavoro. E noi con questa alta indice di disoccupazione non ci possiamo permettere che 500 donne si dimettano nel primo anno di vita del bambino. Mancano i servizi, l'abbiamo detto, mancano il supporto dei servizi, quindi noi stiamo lavorando affinché ci sia una risposta da parte delle istituzioni. Naturalmente noi sappiamo che la crisi è talmente forte, i soldi sono stati necessari, i comuni, quindi anche su questo noi siamo fortemente consapevoli, però non bisogna abbassare la guardia, quindi bisogna insistere per attivare quanto più servizi possibili. Io mi auguro che comunque io voglio dare la parola agli altri, perché gli interventi sono tantissimi, però riflettere questa giornata oggi su questi temi e soprattutto sul lavoro, sulla violenza che è stata detta prima, voglio ringraziare l'assessore Rita Marro, perché è stata una delle assessore che hanno risposto all'appello che ha fatto la consigliera di parità, perché questa volta l'agenda mia, che è una
io faccio tutti gli anni proprio perché è una mini guida sul mondo del lavoro, che ho il piacere comunque di offrire durante la giornata della Internazionale della Donna. Quest'anno l'ho voluta ampliare anche a segnalare i comuni che nella provincia di Napoli si stanno adoperando per applicare le varie opportunità. Sono 6-7 comuni per adesso che io ho segnalato nella mia terra, qui c'è anche il comune di Cagoria, naturalmente per tutto il lavoro che si sta facendo sul territorio, e sono quindi ben contenta di avervi segnalato in questa terra che girerà per tutta Italia e naturalmente la provincia.